Il vaccino antinfluenzale nelle farmacie dei medici di base della Sardegna non è ancora disponibile. E purtroppo al momento non ci sono delle tempistiche. Quello che consigliamo a tutti i pazienti è, per chi le categorie a rischio, per chi ne ha diritto, di rivolgersi al proprio medico di base o per i bambini al proprio pediatra. In base alle dosi che anche loro stanno ricevendo, creare una lista e una priorità in base a quelle che possono essere patologie o necessità particolari. È quindi urgente, considerato il picco di contagi da Covid-19 nell'isola e in particolare nella provincia di Sassari, in vista del periodo invernale, in cui le influenze potrebbero essere confuse con il coronavirus, vaccinare il maggior numero di persone. A scopo cautelativo, il Ministero della Sanità e l'Ordine dei Medici hanno consigliato ad una fascia di età che inizia dai 60 anni di mettersi al riparo dai mali di stagione, ma la richiesta è stata talmente alta che le case farmaceutiche fanno fatica a soddisfare le richieste. Diciamo che la situazione è abbastanza critica, nel senso che ancora alle farmacie non sono pervenuti i vaccini. Sappiamo che i medici di medicina generale hanno iniziato a vaccinare, però anche loro hanno un quantitativo abbastanza ridotto di vaccini. È la regione che acquista i vaccini e poi li distribuisce alle farmacie e li distribuisce ai medici di medicina generale. Che purtroppo il numero dei vaccini che vengono dati alle farmacie è abbastanza limitato, perché si parla di circa 30.000 dosi di vaccini, e che questi vaccini dovrebbero essere sufficienti e necessari per un fabbisogno della popolazione di circa 1 milione di abitanti. Capite bene che sono dei numeri molto elevati, per i quali non saremo in grado di poter soddisfare le richieste di tutti. Dovranno essere dati con ricetta medica, ma non sappiamo se dovremo utilizzare il sistema della distribuzione per nome e per conto della regione oppure degli altri sistemi distributivi. Noi ci troviamo in una situazione molto sgradevole, dobbiamo dire purtroppo no a delle persone che conosciamo da tanti anni, sappiamo che sono dei pazienti, clienti, sappiamo le patologie che hanno e ci dispiace enormemente dirgli che non possiamo soddisfare le loro richieste.